Grazie Presidente. E in tempi normali, cioè in tempi senza il Covid, io ero solita pensare che per risollevare la situazione di degrado nelle periferie, soprattutto nelle periferie, servisse un esercito di assistenti sociali. Ora, a maggior ragione adesso che siamo sotto Covid, quindi questo è un argomento che a noi è sempre stato a cuore, sia l'aumentare il numero delle assistenti sociali e anche dare un'adeguata distribuzione che non deve essere solamente in base al numero di persone del municipio, ma anche in base, per esempio, alla situazione reddituale del municipio, perché è ovvio che più è diciamo, devastante la situazione reddituale, più ci sarà ovviamente necessità di ricorrere all'utilizzo di questa figura professionale. E ciononostante noi su questo ci asserremo. Ci asserremo perché questo incremento è previsto. È previsto dal piano e sono in corso nei modi e secondo i parametri attualmente definiti dallo Stato le assunzioni degli assistenti sociali. Inoltre, il piano rimarca la necessità di contratti stabili per questa tipologia di figure ed è appunto per questo che è stato indetto un apposito concorso e anche modificata la pianta organica, perché se non si fanno questi passaggi, ovviamente non si può poi pensare a degli interventi che siano continuativi nel tempo, ma avremo semplicemente degli interventi spot, come siamo riusciti ad ottenere e meno male che ci siamo riusciti ad avere degli assistenti sociali in più quando è stato per la carta REI, quando è stato per la carta SIA, però purtroppo non essendo prevista, essendo differente la pianta organica, non abbiamo potuto poi, anche per la modalità del contratto, stabilizzare quelle persone. Quindi è fondamentale modificare la pianta organica, fondamentale assolutamente. E anche fare indire un concorso perché ovviamente come tutte le figure professionali di questo ente diciamo per via dell'anzianità vengono a diminuire i numeri che sono già esigui ma vengono anche a diminuire per causa di limiti d'età. Quindi noi ci asterremo perché questa cosa è prevista e questa cosa si sta già facendo. Grazie.